Signore e signori, buonasera e benvenuti all'undicesima edizione del premio ambasciatore del sorriso Memorial Marcello Forosunto, organizzato dall'associazione Vesuvius APS, di cui sono il presidente e fondatore, in collaborazione con il Comune di Napoli. Stasera sono emozionato per diversi motivi. Uno, perché vengo da un terribile incidente, quasi un anno, un incidente stradale che sono fermo e finalmente, ufficialmente vengo qua nella culla della cultura, nella sala dei baroni, del maschi Angioino, in questa sala bellissima. Ancora una volta vogliamo fare un applauso al Comune di Napoli che accoglie il mio progetto che vuole donare un sorriso ai ragazzi speciali, renderli abili, ma soprattutto porre la città come capitale della solidarietà nel mondo. In questo progetto c'è tutto: arte, cultura, bellezza, sociale, folklore, tradizioni, ma soprattutto c'è tanto amore. E voglio un mondo di bene a Marcello Colasurdo, che lo vediamo qua nelle immagini. Marcello ogni anno veniva al premio ambasciatore del sorriso, è il presidente onorario del premio. Guardate, io ho ricordato tanti personaggi, Edoardo De Filippo, ho ricordato Massimo Troisi, Pino Daniele, tutte le persone che hanno dato lustro alla città di Napoli. Però Marcello c'è un legame speciale e lui eravamo compare e comparello, quindi quando lui sentiva il maschio Angioino era emozionato. La stessa emozione che stasera ci porta dall'alto. E quindi se noi per un attimo ci alziamo davanti all'umiltà di questo nobile della Tamorra, per un attimo solo ci alziamo in piedi e lodiamo Marcello Colasurdo. Gli facciamo un applauso per tutto quello che ha fatto, perché è arrivato ai ragazzi speciali. E come diceva lui, Medina da Moriata che è una guerra. Ci possiamo sedere. Vi presento colei che 11 anni fa l'ho prescelta, era seduta tra il pubblico, dissi: ma tu così carina, perché non vieni a presentare con me? E da allora abbiamo condotto perlomeno 2-320 insieme. L'ho scoperta io, come dice Pippo Baldi. E da ciò. Salve a tutti, buonasera, buonasera a tutti. Io farei un applauso un po' più forte per Angelo, perché allora mi è sempre emozionato quando ci fanno questi eventi, veramente si emoziona tantissimo perché ci mette tantissimo impegno, lo fa davvero molto bene. Però questa volta è un po' più emozionato perché si avverte la sua capacità di resilienza e quindi c'è tanta forza dietro questo uomo. Quindi grazie a Angelo e grazie a te che c'è anche quest'anno e non è da poco il premio ambasciatore del sorriso. 15 anni fa abbiamo cominciato, quanto si è voluto per il primo ambasciatore del sorriso, abbiamo cominciato nel cortile Maschio Angioino, quindi sono state tante evoluzioni e oggi quanti personaggi abbiamo premiato, una visione Giovanni, un sacco, meglio non citare. Tanti importantissimi incontri culturali, abbiamo come sempre in ogni edizione da ringraziare, tra l'altro io ogni edizione ogni tanto vengo, dico, ti dico che sono incita quest'anno, no, da risparmio, quindi magari l'anno prossimo poi vediamo. Vogliamo ringraziare il Comune di Napoli, il sindaco e tutta l'amministrazione comunale, in particolare l'assessorata alla cultura, turismo e beni culturali, il progetto dell'ambasciatore del sorriso e quello di dar vita alla cerimonia di cremazione di poeti e artisti che sono distinti per opere letterarie e attività sociale. Creare un evento che resti nella memoria della comunità e rappresenta uno stimolo da perseguire in future iniziative è una cosa molto importante. Valorizzare i luoghi artistici del Comune di Napoli, deputati alla vita comunitaria, rendendolo produttivo in termini di cultura e aggregazione giovanile, delinea nello stesso tempo come protagonisti testimonianze culturali e sociali. Sconvolge la funzione di spazi cittadini nell'obiettivo di raggiungere un pubblico eterogeneo, ponendo Napoli come capitale del sociale e cartolina per il mondo, e si è riusciti proprio tramite il primo ambasciatore del sorriso di Angelo Gallini. Siamo giunti finalmente e non vediamo l'ora questa bellissima 11ª edizione. Però chi ringrazia i patrocini morali, accanto a me ci sono due bellissimi. Facciamo gli applausi. Vi presento la bellissima Lucia Schiettino, stasera la lanciamo come presentatrice, e poi la Miss Amoroso.
corso, anno a corso. Ti passo, ti passo appunto il microfono, Lucia, per questa esperienza e prego lasciare il sorriso. Buonasera a tutti. Ringraziamo i tanti Cucini Morali, Regione Campania, di Napoli, Esercito Italiano, Forze del Sud, l'UNICEF, Teleton, i Conadi, Lions Club Marigliano, International Council of Diplomacy and Justice, il Somposo delle Muse, l'Associazione Cirovive, l'Associazione Alberi alla Vita, Confesercenti Campania, l'Ordine dei Giornalisti e poi abbiamo i comuni di Salerno, Sorrento, Piano di Sorrento, Meta, Acerra, Saviano, Marigliano, Camposano, Visciano, Somma Vesuviana, Brusciano, Mariannella, Casola di Napoli e Sant'Agata dei Monti e infine Telese Terme. Un applauso a tutti i patrocini morali che supportano il Prema Bacino del Sorriso. Ricordiamo alcuni amici che sono vicini all'iniziativa, all'Iperti Costruzioni, Futura Service, Fit for You, Sistema Casa Immobiliare, Tramoter, Viola Beauty Center, Claudio De Martino Beauty Center, Terre Pompeiane, Dottor Sartorina Napoletana. Applausi. Signore e signori, viviamo un momento di difficoltà, il mio appello è aiutiamo le fasce debole, doniamo loro una speranza, esistono malattie fulminanti, bambini abbandonati, violentati, maltrattati, emarginati, anziani lasciati soli e senza amore, donne violentate. Noi tutti abbiamo una missione, donare l'amore, la speranza attraverso un semplice gioco. Il sorriso e Napoli su questa è capitale del mondo. Signore e signori, a inizio l'11ª edizione del Prema Bacino del Sorriso, Memorial Marcello Colasurdo, come sempre cominciamo con l'Accademia di Maria Mar-